Al di là dell'internazionalizzazione delle firme, ma presentare i designer nel loro paese, cioè come lavorano con le aziende, quali sono i processi produttivi, quali sono i materiali che si usano, e quindi ad ogni designer è stato chiesto di raccontare la storia su un prodotto che rappresentasse tutto questo. Molti ragionano con la tecnologia, ovviamente, perché fa parte dei processi produttivi, è rappresentato il design che pensa che si avvicina di più alla natura. Tutti hanno questo stimolo e questo momento riflessivo enorme sul destino delle cose che usiamo e su come le utilizziamo e anche sui loro processi produttivi. Qual è il criterio che avete usato per selezionare i designer? Sicuramente i designer che avessero qualcosa da dire, hanno una media di 35 anni, ci sono nomi affermati, nomi meno affermati, meno noti e anche giovanissimi, c'è addirittura un gruppo della Repubblica Ceca di designer che sta per laurearsi. Quindi la selezione è stata proprio di aderenza a quello che è il linguaggio contemporaneo del design e di quello che potevano raccontare del loro paese di origine, insomma, di dove lavorano e cosa fanno. E per l'Italia chi c'è? Dall'Italia Luca Nichetto e Alessandra Valdereschi. In occasione della terza edizione della Palermo Design Week, presso l'atelier Spazio Deep di Palermo, ha fatto il suo debutto OI, un nuovo brand di design tutto made in Palermo. Architetto Pulvirenti, cos'è OI? OI è un nuovo progetto, è anche un nuovo brand. OI vuol dire in siciliano oggi. Però curiosamente, pur essendo un termine arcaico che non si usa più ormai in Sicilia perché fa parte del dialetto, è anche un nome giapponese. Oji Station è una stazione di Tokyo. Di ritorno da Tokyo ho avuto l'idea, visto questa curiosa corrispondenza tra i due nomi, Oji, Oi, di chiamare questo nuovo progetto OI. È difficile quindi capire tutto sommato se si tratta di Sicilia o Giappone, però sicuramente è contemporaneo. Quindi in qualche modo questo nuovo brand coniuga la cultura siciliana ma anche l'apertura verso il nuovo. Cioè l'apertura verso il nuovo come un dato di fatto fondamentale. Cioè eravamo anche un po' stanchi di questa visione di Palermo, della Sicilia, sempre comunque legata al degrado, all'antico, al classico. Volevamo essere poi quello che siamo, fondamentalmente siamo tutto un gruppo di persone che viaggiano, che vanno comunque in giro per il mondo, si confrontano con il mondo e quindi in definitiva, essendo contemporanei, si sono legati proprio a questo nome, a questa identità del tutto contemporanea e anche, come dire, non specificamente legata a questo luogo, anche se comunque OI è un progetto palermitano che nasce a Palermo, interamente legato a persone che vivono e lavorano qui.